Ciao a tutti, sono Paolo Mucci, da un sacco di tempo mi occupo di lavorazione lamierati, veramente tanto tempo a livello professionale e da quando sono ragazzino lavoro sulle motociclette. Negli ultimi anni ci siamo specializzati nella produzione di paracoppa e altri accessori per motociclette d'avventura, soprattutto per la T7. Il nostro Thor ha fatto il giro del mondo, a mio avviso è il paracoppa più bello, più lavorato per la T7, e vi volevo dire alcune cose che abbiamo cambiato nella nostra produzione. Le novità a gennaio. Allora, da gennaio ci siamo concentrati tantissimo nel cercare di velocizzare la linea di produzione. Quindi ho comprato nuove saldatrici, abbiamo rifatto delle dime per le lavorazioni per velocizzare molto la produzione dei paracoppa. Questo non tanto per risparmiare, ma quanto per poter accelerare i tempi di consegna. A volte abbiamo accumulato ritardi anche di 3 mesi con le consegne dei Thor, non è mai bello. E adesso invece sono riuscito, tramite investimenti ed altre cose, ad accelerare moltissimo senza andare ad intaccare la qualità, anzi delle due migliorandola. Abbiamo fatto un certo lavoro anche di ricerca di nuovi spedizionieri e abbiamo abbassato notevolmente le spese di spedizione sia in Italia che nel resto del mondo, e questo per me è un buon punto per il cliente. 3 anni fa partì il primo lockdown da Covid in Italia, fu un periodaccio. Io mi chiusi qua dentro, stavo facendo la moto di Paolo Caprioni e assieme a quella decisi di fare un prodotto che magari potevo anche replicare. No, il mio primo prodotto da replicare. Lo lasciai fermo 6 mesi perché non riuscivo a trovare una soluzione per chiuderlo bene davanti, e poi mi inventai questa soluzione delle alette che mi piaceva tantissimo e lì nacque il Thor. Da lì ho capito che non piaceva solo a me, ne abbiamo venduti abbastanza, tanti. La cosa bella è che sono andate un sacco di amicizie in giro per il mondo, dalla Svezia alla Nuova Zelanda, al Giappone, Stati Uniti, proprio in tutto il mondo, Sudafrica. È stato veramente una cosa molto interessante, molto bello. E mi sono venuto a trovare persone veramente da tutto il mondo, questo mi fa un sacco piacere. Poi abbiamo messo in produzione quello della Morini Xcape, che secondo me è il paracoppa più bello che c'è sul mercato per quella moto. Poi abbiamo fatto quello per la Touareg, gran bella moto anche quella, e abbiamo recentemente fatto quello della World Raid, che non abbiamo ancora presentato ma che stiamo già commercializzando da mesi. Il T7 è sempre stato il nostro prodotto di punta, poi è la moto che ho anch'io, che guido anch'io tutti i giorni. Confesso che alcune cose rispetto alla prima versione del Thor, rispetto all'ultima, c'erano alcune cose che non mi finivano, no? Questo dovuto alla posizione del catalizzatore nell'Eusor 5, insomma c'erano le cose che non mi finivano tantissimo, e anche se devo dire che il paracoppa è bello, piace anche a me, però c'era sempre qualcosa, dicevo sì è bello ma, no? E riguardando le foto del primissimo paracoppa che feci, il primissimo Thor, ho visto che potevo introdurre dei cambiamenti per migliorare ulteriormente il Thor della T7. E mescolando questo mio desiderio di migliorarlo ulteriormente, perché poi mi devo divertire anch'io mentre lavoro, e l'attrezzatura nuova, secondo me ho creato un prodotto che è il miglior Thor di tutti i tempi per la T7. Ta-da! Allora, questo è il nuovo Thor per T7. Ok? Mesi che ci sto lavorando, anni che ci sto pensando, ok? Adesso vi vado a spiegare che cos'è il Thor e le differenze col precedente. Sono attenti. Allora, innanzitutto il Thor l'abbiamo sviluppato pensando alle gare. Era la richiesta di un amico che doveva fare una gara in Africa. Gli serviva un paracoppa grande dove eventualmente alloggiare degli attrezzi e scorte d'acqua, che è obbligatorie fino a pochi anni fa per i rally. In realtà non abbiamo mai alloggiato né acqua né attrezzi, anche se lo spazio c'è, ma ne è nato questo. Allora, innanzitutto c'ha una superficie di ventilazione completa, il motore della T7 è un motore che riscalda, ha uno scambiatore aria-acqua-olio in questa zona, è uno scambiatore di calore, quindi è meglio tenere il motore ventilato. I fianchi del Thor proteggono porzioni del telaio, il Thor essendo largo va a proteggere in parte da urti anche il radiatore.
a livello estetico si accoppia benissimo con la carrozzeria della moto, penso sia il più bello, è di alluminio specifico molto robusto, è l'alluminio perfetto per questa applicazione. I fianchi sono in 3 mm, il fondo è in 5 mm, è completamente saldato a mano, li saldo tutti io, sia internamente che esternamente, esternamente tutto saldato a TIG. Ah, c'ha una protezione, questa slitta qua, questa piega qua è una protezione per il cavalletto laterale che è molto esposto, si potrebbe rompere. Altra cosa, la T7 ha un leveraggio molto esposto e noi lo forniamo con questa protezione del leveraggio in materiale plastico perché si deve poter deformare mentre la moto va, e questo qua è il nostro prodotto. Se volete più informazioni per quanto riguarda il perché dell'evoluzione e tutte le caratteristiche del Toro, abbiamo fatto dei video in passato e da qualche parte mio figlio metterà il link ai video che potete vedere. Adesso vi spiego la differenza principale fra questo Toro e le versioni precedenti. Allora, fermo immagine. Fermo. L'ho fatto apposta. Abbiamo aggiunto nell'inquadratura il precedente Toro per Euro 5, così si nota meglio le differenze. Ok, quali sono le differenze principali fra le versioni precedenti di Toro e la nuova versione, la versione 2023? Allora, innanzitutto la simmetria. I lati, se voi guardate il precedente, erano molto differenti uno dall'altro. Ok, ristudiando il primissimo modello abbiamo deciso di cambiare la linea e di farla estremamente più simmetrica. Ok, si sposa molto meglio con le linee della moto, soprattutto il lato sinistro è molto più marcato, questa curva si sposa molto meglio. I fianchetti, avendo una piegatura differente per recuperare i volumi dopo il catalizzatore, a volte lasciava degli spazi qua davanti che invece questo non lascia, si sposa molto meglio con i fianchetti. Robustezza, non che il Toro ne avesse bisogno, sono molto rari i Toro ammaccati o che abbiamo riparato, molto 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 rari, sono meno di 10 su ben più di 700 Toro che abbiamo in giro. Allora, la robustezza cosa intendo? Allora, innanzitutto il Toro prima era saldato esternamente e aveva dei punti interni, mentre invece il nuovo Toro è saldato esternamente, ma internamente nella parte frontale è completamente saldato, quindi ha una doppia saldatura che lo rende ancora più robusto. Internamente facciamo la saldatura a filo per questioni di velocità e quantitativo di materiale che viene messo, materiale di saldatura, esternamente tutto a TIG come dicevo prima. Le staffe sono completamente differenti. Per esempio queste sono quelle dell'Euro 5, questa era una staffa frontale destra per l'Euro 5, questa è la nuova staffa del nuovo Toro. È molto più robusta, è più facile da montare, è più facile da montare, e c'è anche un particolare. Le staffe precedenti, ok, vai avanti. Le staffe precedenti avevano un rivetto filettato, un inserto filettato montato qui. In alcuni rari casi si è allentato e si muoveva, penso non più di 7-8 casi che ce l'hanno segnalato, quindi dopo diventa difficoltoso da montare. Nel nostro caso abbiamo messo, questo si chiama dado in gabbia tecnicamente, è un dado che viene bloccato da una linguetta, c'ha uno suo scorrimento così è più facile anche da posizionare, e questo dado se uno lo perde è facile da cambiare. Quindi potrebbe essere sostituito, ne mettiamo qualcuno in più nella confezione. Grazie a queste staffe qua e agli accoppiamenti un po' più precisi è molto più facile montare il Toro, e credo che chiunque se lo possa montare a casa senza dover per forza ricorrere a un'officina. La linea si sposa molto bene con le linee della moto, come ho detto prima, si sposa meglio rispetto all'ultimo Euro 5, ricorda di più il precedente Euro 4, ma è ancora accoppiata meglio rispetto anche al primissimo Euro 4, e devo dire che un grande pregio è che questo paracoppa monta sia sull'Euro 4 che sull'Euro 5. Ci abbiamo lavorato, ma secondo me abbiamo ottenuto un ottimo prodotto.
Quindi va bene, questa era la novità. Mi dispiace che non sia il serbatoio che in tanti aspettavano, che in tanti mi hanno chiesto. Questa è la novità, il nuovo torcio, ho lavorato molto, a me piace un sacco, spero che piaccia anche a voi. I colori abbiamo deciso di mantenere gli stessi, quindi ci sarà grigio naturale, nero texture e nero liscio. Il nero texture, attenzione, perché gli adesivi, se non hanno colle speciali, non si attaccano, quindi ho usato un primer, oppure se volete montare delle grafiche che si estendono al paracoppa, usate questi due. Per i prezzi abbiamo vissuto 3 anni vissuti pericolosamente, 3 anni in cui si faceva fatica a trovare le materie prime, il costo dell'energia è andato alle stelle, almeno qua in Italia, però un po' grazie alla riorganizzazione abbiamo deciso di mantenere, ci siamo riusciti a mantenere gli stessi prezzi di 3 anni fa. Questo non è un modello che stiamo preparando, questo è il Thor che stiamo facendo, ne abbiamo pronti 30, li stiamo già consegnando, quindi va bene, fatevi sotto. Ciao. A me piace da morire.